Siamo all'eremo di San Martino con Don Francesco della Monica, parliamo di un fatto negativo. Non uno, ma ben due furti. Cosa è successo? Sì, torniamo a parlare dell'eremo, questo bene di tutta la città di Cava, che purtroppo è stato protagonista dopo 2 anni dalla sua riapertura di due furti. Il primo furto è avvenuto tra il mese di maggio e giugno, dove delle persone sono arrivate qui, hanno portato via le caditoie con le discese pluviali, quindi che sono in rame, e poi purtroppo, diciamo, la cosa più per noi problematica, hanno asportato 600 metri di filo che noi avevamo messo per illuminare la strada e permettere quindi a tutti i fedeli di arrivare su all'eremo anche durante la sera. E poi l'ultimo, proprio in settimana, diciamo, ma a mio avviso anche un po' balorda come cosa, hanno portato via due piante di cicas che erano all'ingresso dell'eremo e poi un tavolo di legno realizzato da noi per mettere su la statua di San Martino. C'è da dire che sono due furti un po' particolari, che ci devono aiutare un attimino anche a stare più in allerta. Già da tempo la frazione non si sente sicura, tant'è vero che la scorsa estate dei gruppi di persone si sono organizzate per fare delle ronde e questa a mio avviso non è proprio una cosa bella. Quindi chi di dovere, chi dovrebbe proteggerci, lo so, con tutte le difficoltà del tempo, la crisi, i tagli che il nostro Stato fa. Ecco, forse chi di dovere dovrebbe essere un po' più presente sul territorio anche per dare una sicurezza che adesso manca.